2-0 in superiorità numerica. Ah no, diciamo che la superiorità numerica ce l'abbiamo avuto forse 2-1, non è che 2-0 c'era la superiorità numerica, ci è mancato un po' di tranquillità, dovevamo gestire bene gli ultimi 10 minuti, la partita ormai sembrava terminata, loro veramente giocavano con la forza della disperazione, noi in superiorità numerica dovevamo gestire meglio il pallone, invece eravamo anche noi un po', cioè siamo andati dietro la partita invece di giocare la nostra gara, abbiamo continuato a tenere in vita loro dando sempre di più alla gara e poi lo sbaglione finale in una gara come questa ci può anche stare, siamo stati castigati. Cambia qualcosa adesso per noi? Ma no, insomma io ho sentito, quello che mi rammarica un po' quello che ha fatto più male sentire così, insomma sembra quasi che non si è fatto niente fino adesso, invece questa è una, su 7 partite, 6 vittorie, 5 vittorie, 3 una sconfitta, insomma sembra un po' di... è vero, però bisogna dire che è vero che una squadra come la nostra non può andare in vantaggio 2-0 e poi in casa farsi rimontare come ci siamo stati, come ci siamo fatti rimontare noi. Poi, ripeto, abbiamo riaperto la partita sul 2-1, ancora una volta da un calcio d'angolo regalato peccato perché era la seconda partita in 4 giorni, avete visto, un grande dispendio di energie, difficoltà anche nel giocare. Certamente sono più 2 punti persi che 2 punti. Adesso, come se non bastasse, sono fatti anche male Caporali e Calisti, sì, due giocatori importanti. Sì, vabbè, Caporali è stato un fallo di gioco, l'altro non lo commento. Cioè, no, Caporali è un fallo nel senso che ha avuto un infortunio, probabilmente è andato in iperestensione il ginocchio, adesso lo valuteremo, ma l'altro è un altro fallo. Pensate che l'arbitro ha dato giallo, doppia ammonizione, ma c'era nel senso. Era rosso, a ginocchio, stiamo parlando di... E quindi niente, però ripeto, io sull'operato dell'arbitro non entro mai in merito, fa parte del gioco, non è bene o male.